Bentornati cari amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, oggi parleremo della fertilità, perché l'OMS nel 2017, chiedo scusa, appunto emesso un documento dove si afferma che nel mondo occidentale la fertilità sia diminuita del 50% rispetto invece al terzo mondo dove è molto alta la percentuale di fertilità. Dunque volevo chiederle le cause e il perché. Sì, indubbiamente questa tendenza, man mano che si evolve la società, a perdere capacità riproduttiva, e quindi l'indice di fertilità diminuisce, purtroppo è una caratteristica del mondo occidentale che ancora non ha delle spiegazioni totali, perché noi sappiamo, che la fertilità dipende sicuramente dallo stile di vita, l'alimentazione è estremamente importante. Tutti i cibi intossicanti, pieni di conservanti e additivi chimici riducono la fertilità. Sappiamo che lo stress è fortemente diciamo impattante con la capacità riproduttiva. Sappiamo anche che ci sono poi altre problematiche, sicuramente il fumo, l'utilizzo degli alcolici, questo lo sappiamo, ma le infezioni a trasmissioni sessuali. Ma tutti questi problemi ci sono da noi come nel terzo mondo, quindi non si capisce come mai anche l'utilizzo di farmaci, per esempio un antinfiammatorio utilizzato per un mal di schiena, riduce per alcuni giorni anche del 50% oltre il numero degli spermatozoi. Quindi sicuramente l'utilizzo dei farmaci, l'esagerato utilizzo dei farmaci è una delle cause principali. Ma il fatto che nel terzo mondo la fertilità si mantenga su ottimi livelli, in un mondo che è comunque altamente inquinato come il nostro, ci fa pensare poi che il fattore stress e le problematiche psicosomatiche, unitamente anche allo spostamento dell'età del concepimento che va sempre più avanti, e quindi si concepisce oggi la donna a 35, 38 anni, 34, mentre prima diciamo si è spostato di 10 anni, prima si concepiva 22, 24 e nel terzo mondo si concepisce prima. Quindi tutte queste cose, ma soprattutto il fattore stress, sono determinanti a ridurre la fertilità. E quindi a questo riguardo direi che Io le chiederei se ci sono dei rimedi e quali. allora, i rimedi potremmo addirittura dedicare un'altra puntata perché sono veramente tanti. Diciamo che in linea di massima lo stile di vita è fondamentale, un'alimentazione più sana possibile con frutta e verdura di stagione, tante vitamine e antiossidanti, attività sportiva, ma anche tecnica di rilassamento per ridurre lo stress, visto che più lo stress è elevato e maggiormente abbiamo problemi di fertilità. Questa è la prima cosa che possiamo fare. Poi possiamo indubbiamente utilizzare tutta una serie di piante, erbe e rimedi che hanno il cosiddetto effetto adattogeno, cioè migliorano l'energia, sono dei tonici sessuali, ricordandoci comunque che le vitamine, indubbiamente, gli antiossidanti, le erbe, lo stile di vita sono importanti, ma non escludano che si possa fare le normali cure mediche, chimiche, e cioè ormonali, e affiancarle ovviamente alle cure naturali. L'ottica è proprio quella di iniziare con le cure naturali per vedere se il problema si risolve. Nel momento in cui il problema non si risolve, manteniamo comunque lo stile di vita, manteniamo i rimedi che migliorano la fertilità, ma possiamo poi a questo punto rivolgersi al ginecologo di fiducia, cioè ai centri specializzati, per ovviamente seguire poi l'iter classico che verrà stabilito sulla base di esami specifici. D'accordo. E invece volevo chiederle appunto qualcosa sulla fecondazione assistita, cosa ne pensa? Io posso dare un consiglio, allora, tutto ciò Nel caso in che cui i rimedi naturali non andassero a ecco, colmare. i rimedi naturali vanno presi. Se poi il bambino non arriva, un consiglio psicologico è quello di continuare le cure e magari
prepararsi eventualmente psicologicamente ad un'adozione. Molte volte le persone che hanno mandato avanti la procedura di adozione, che purtroppo è molto lunga, poi sono riuscite comunque ad avere un figlio naturale perché forse si sono tranquillizzati, si sono messi il cuore in pace e sono riusciti ad affrontare questo problema del concepimento con maggiore tranquillità. Quindi io consiglio alle coppie che non sono più troppo giovani di comunque tentare il tutto per tutto per il concepimento, ma comunque di mandare avanti questa carta, cioè dell'adozione, in modo da chiedere diciamo questa chance alla vita di poter diventare genitori, che è il desiderio più sacrosanto che ci possa essere. Dottor Torchi, la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli e a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi una puntata o nel caso la voleste rivedere basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchi. Buon proseguimento!